Stasera abbiamo come ospite qua negli studi di Telenova il professore Elio Accardi. Il partito in questi ultimi 2 anni è in una fase di disorganizzazione interna e di poca propensione all'esterno come posizione politica e come presenza politica. Thank you.
Sono un lavoratore del centro ricerche e voglio portare a risalto dell'opinione pubblica e nel caso specifico della ricerca i problemi che stiamo incontrando noi come lavoratori del centro ricerca. Siamo praticamente un reparto composto da oltre 40 lavoratori che da 20 anni operiamo nel settore dei politecnici come settore specifico e ci siamo rivelati, questo anche a detta dei vertici ENI, che ma all'avanguardia in Italia nel settore. Non capiamo perché da un po' di tempo a questa parte veniamo continuamente penalizzati e assistiamo che non per problemi tecnici né tantomeno professionali, ma per problemi credo esclusivamente politici. Dobbiamo accettare allo smantellamento e alle dismissioni del centro ricerche di Ragusa spendendo soldi pubblici, si parla di svariati miliardi, si vanno a costruire centri analoghi, perché il centro di Ferrara che verrà costruito farà la ricerca che abbiamo fatto e che stiamo facendo a Ragusa. È perché siamo senza lavoro e non si può continuare ad andare avanti così, perché cioè, vogliamo delle risposte certe dalla regione, dagli enti che ci governano, e quindi siamo qui per protestare di questa situazione che si è venuta a creare in questi tempi. Per quanto riguarda i lavoratori di Ragusa, a capire questo caso di crisi e venire giù in piazza a manifestarlo, cercando di sollecitare qualcuno a prendere subito provvedimenti per quanto riguarda la disoccupazione. Giornata di protesta ieri a Palermo per circa 10.000 giovani arrivati da tutta l'isola, impegnati nei progetti di pubblica utilità collettiva dell'ex articolo 23. I giovani hanno manifestato dinanzi alla sede del governo regionale e hanno bloccato l'assessorato regionale al lavoro. Nel corso della protesta vi sono stati attimi di tensione, gli articolisti infatti per accedere ai locali dell'assessorato hanno forzato uno sbarramento formato dalle forze dell'ordine ed hanno diverto un cancello. Sembra che ci siano stati anche dei feriti. L'assessore regionale al lavoro, onorevole Giuseppe Drago, a tal proposito ha detto che non esiste alcuna giustificazione alla degenerazione della manifestazione. Ma forse l'assessore Drago non comprende o non vuole comprendere il dramma di circa 36.000 giovani siciliani che da 6 anni vivono una condizione occupazionale precaria e da altrettanti anni ascoltano le promesse avanzate da tanti politici. C'è da sottolineare che l'onorevole Drago ieri era assente.
Gli articolisti sono comunque riusciti a parlare con il presidente della regione siciliana, onorevole Franco Martino, che ha promesso che entro la prossima settimana la giunta presenterà un disegno di legge da sottoporre poi ad una delegazione di giovani articolisti che saranno invitati ad analizzarne i contenuti prima che lo stesso disegno di legge passi alle commissioni parlamentari. Ancora attesa quindi per i giovani dell'articolo 23, che sperano ad una definitiva soluzione alla loro condizione lavorativa. Mercoledì 8 novembre, manifestazione degli articolisti a Palermo. È giunta l'ora della verità per i 30.000 giovani siciliani impegnati nei progetti di utilità collettiva ex articolo 23. La prossima settimana infatti saranno sciolti i nodi sul futuro degli articolisti che con la manifestazione palermitana vogliono fare sentire la propria voce nei confronti di un governo regionale che ha cercato fino ad oggi di evitare di prendere la patata bollente. Toccherà ora agli articolisti, notoriamente agguerriti nei momenti di necessità, a non abbassare la guardia e a reclamare la necessità di avere una legge che porti in tempi brevi ad uno sbocco lavorativo. La manifestazione si terrà nella mattinata, pertanto la partenza da Ragusa è prevista intorno alle 5 di mattina. Per confermare le adesioni, gli articolisti si riuniranno alle 16.30 di lunedì nel saloncino della CGIL. Telenuova Ragusa.